È stata sicuramente una grande responsabilità perché comunque è una storia delicata e nel frattempo anche molto importante. E quindi ho sentito la responsabilità innanzitutto del mio personaggio, perché un personaggio, cioè una persona veramente esistita, e poi appunto raccontare questa storia mi è piaciuto tanto raccontare questa storia perché credo sia fondamentale anche no, per chi la guarderà. Anche per me è stato molto potente, emozionante, molto interessante perché ho scoperto un sacco di cose che non sapevo, cioè tutta la parte dedicata al processo che è molto del nostro racconto, quindi c'è anche così un aspetto procedurale che secondo me è estremamente interessante e poi in generale imparare a conoscere meglio quel momento storico che non ho vissuto. Capire da dove vengono le libertà che oggi crediamo di avere e che più o meno abbiamo fino a un certo punto, che sono costate tantissimo in termini di, appunto, di guerre, di battaglie che il movimento femminista ha fatto, che Donatella Colasanti è riuscita comunque anche lei a intraprendere, e gli avvocati che l'hanno difesa. È un capitolo della nostra storia densissimo ed è fondamentale, secondo me, credo, conoscerlo per capire appunto veramente chi siamo, e che cosa facciamo, cosa abbiamo fatto e cosa dovremmo fare. Perché le personalità che hanno aiutato lei, che l'hanno contornata in quegli anni difficilissimi di guerra, di battaglia vera, hanno dedicato tutte le loro vite alla causa di liberazione della donna. E oggi che le nostre libertà sono sotto attacco, credo che sia ancora più importante e conoscere il momento in cui tutto è partito, cioè dal processo del Circeo tutto è cambiato. È un'arma a doppio taglio, perché da una parte hai tanta libertà, dall'altra è più difficile cogliere l'essenza, te la devi un po' inventare, però partivo da un testo che mi ha aiutato tantissimo. Partivo da un personaggio molto ben scritto, frutto di tantissime ricerche che le nostre sceneggiatrici e il nostro regista Andrea Molaioli hanno fatto. C'è stato un enorme lavoro di documentazione, quindi è vero che Teresa è una sintesi, però è anche la somma di tante personalità, che gravitavano intorno a Donatella. È un distillato. È una femminista, è un'avvocata, è una donna forte, indipendente, colta, che sta cercando quella scintilla che serve al movimento femminista di cui lei si fa carico. Lei porta l'istanza del movimento femminista dalla piazza ai palazzi del potere. Lei dialoga con le istituzioni perché è un avvocato, quindi pur essendo una femminista cerca di portare la lotta femminista a un livello più alto, proprio perché sa che soltanto così possono cambiare le cose e devono cambiare passando attraverso un fatto terribile, indicibile come quello che è successo a lei. E Donatella Colasanti deve avere il coraggio di denunciare e di portare avanti questa battaglia, che non era una cosa scontata. Noi lo diciamo nella serie, tantissime ragazze venivano stuprate e non denunciavano, tanto perché lo stupro non aveva una vittima prima del Circeo, perché lo stupro era un'offesa laborale. E poi perché comunque dopo venivano macchiate dell'onta dell'essere state stuprate, per le famiglie era un problema, magari erano vergini e questo poteva essere un problema, non erano più vergini perché erano state stuprate. Insomma, succedevano delle cose incredibili e il massacro del Circeo, il processo che poi c'è stato, in qualche modo credo che insomma abbia provato a proteggere poi le donne. Ovviamente sono contentissima che sia diciamo, un po' un simbolo di Paramount Plus questa serie, un po' come il Circeo poi dopo e Donatella è stato il simbolo della lotta del movimento femminista. Quindi siamo molto felici di essere in prima linea con questa serie. Penso che i nostri produttori, cioè Cattleya e Rai Fiction, siano stati molto coraggiosi a decidere di raccontare questo processo dal punto di vista delle donne, che è una cosa inedita. E quindi di tutte queste cose siamo molto...